La decisione del TAR del Lazio permette l'ingresso alla ONG Open Arms nelle acque italiane. Non si parla di permesso di sbarco, ma si parla di permesso di entrata nelle acque italiane. E il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha appena firmato il divieto di sbarco. Nonostante questo, poco dopo le 6 del pomeriggio, le 18, il Viminale in una nota ha fatto sapere che contesta la decisione del TAR e prepara un ricorso urgente al Consiglio di Stato con la motivazione l'Open Arms si è trattenuta in acque SAR libiche e maltesi e ha fatto sistematica raccolta di persone con l'obiettivo politico di portarle in Italia. Vedremo questo ricorso urgente, quale sarà la decisione del Consiglio di Stato su questa clamorosa decisione del TAR del Lazio di far entrare una nave che si trova in acque internazionali, ma secondo il TAR del Lazio sarebbe stato violato dall'Italia il diritto del mare con la motivazione che una nave appena fuori dalle acque territoriali italiane significa che è stata respinta, quindi è stato valutato come un respingimento del governo italiano. Ma alle 7 di sera interviene anche il Ministero della Difesa con il ministro Trenta che non gli sembrava vero di poter fare un dispetto a Salvini. E che cosa ha fatto il ministro della Difesa? Ha inviato due navi da guerra che hanno affiancato la Open Arms che sta viaggiando a tre nodi di velocità. L'affiancamento, non è un affiancamento ostile, ma è per vigilare che non succeda niente a bordo, nel caso saranno tutti trasbordati sulle navi militari della Marina italiana. E questo per decisione del Ministero della Difesa, così i migranti non si troveranno più su una nave straniera, ma si troveranno su una nave militare italiana. E questa, diciamo, zelante velocità del ministro Trenta è un po' dubbioso in quanto non ha mai avuto tutta questa velocità decisionale e questa attività. Quindi è un po' sospetto il fatto che la Trenta si stia così interessando. Il sospetto, appunto, è che questo sia, visto che è del Movimento 5 Stelle, il governo sta cadendo, c'erano già stati attriti prima tra la Trenta e Salvini, che questo sia per cercare di innervosire, ostacolare, provocare comunque una reazione del ministro Salvini per dargli fastidio. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.